Il viaggio che non si può più fare è quello che ho fatto io e anche tantissimi altri occidentali, diciamo dal 67, 68, quando è iniziato il grande viaggio verso l'India, che è durato fino al 78, fino al primo colpo di Stato in Afghanistan. Io sono partito in autostop qui da Follonica nel 1975, giugno del 75, e come si faceva tutti a quei tempi, anche se ora sembra una cosa incredibile, però allora era una cosa normale. Ho fatto Grecia, ho fatto tutta l'Italia, Grecia, Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan e India, che era la meta, diciamo, quella principale. Ormai è tempo che non si può più fare, non si può più fare da quando l'Afghanistan è ritornato a essere un paese in guerra, e cioè dopo l'invasione americana e alleata nel 2001 a seguito degli attentati alle Torri Gemelle e negli Stati Uniti nel settembre 2001. Dalla fine degli anni, direi del primo decennio del 2000, 2008, 2009, 2010, col ritorno della guerriglia, col ritorno dei talebani, degli estremisti islamici, larghe aree del paese diventano tabù. E da allora le cose non hanno fatto altro che peggiorare fino agli ultimi tempi in cui i talebani ormai stanno vincendo e stanno prendendo larga parte del paese. L'area che lui percorre, cioè dal confine con l'Iran, Herat, la strada da Herat a Kandahar e da Kandahar a Kabul, che è sempre stata una delle aree più problematiche perché area Pashtun è proprio l'area dei talebani, di crescita dell'estremismo sunnita talebano. È stato aperto pochissimo dal tempo dell'invasione occidentale, dal 2001, quindi già nel 2006-2007 era impossibile. Oggi verrei ucciso alle porte di Kabul. E la prima sensazione dell'Afghanistan è una cosa che descrive veramente. Io ci ho provato nel mio libro a descriverla, però è una cosa veramente, veramente incredibile da dire, perché chiunque ha passato quella frontiera Iran-Afghanistan è come se fosse passato nella famosa macchina del tempo. Tutti quelli che sono arrivati a Herat non credevano ai loro occhi, perché veramente era come fa un salto di 300 anni minimo, di tornare in certi villaggi, certi luoghi dell'Afghanistan, sembrava veramente di essere nel Medioevo. Invece, a parte Kabul, era tutto una celebrazione di un mondo che non esisteva più né in Iran, né in Pakistan, né in India. Quindi, per motivi geopolitici, ma soprattutto, diciamo, dovuti al territorio, penso, era rimasto intatto questo paese, era rimasto miracolosamente intatto fuori da tutte le rotte che sono state ritirate fuori dai viaggiatori di allora, che erano viaggiatori un po' speciali, non erano i viaggiatori normali, erano, diciamo, hippie, pellegrini, chiamali come vuoi, non erano turisti, diciamo. Proprio per la cultura che portava, con la quale viaggiavamo noi, che era la cultura che allora si chiamava alternativa, diciamo. Incredibilmente il paese più tradizionalista, più radicato nelle consuetudini antiche, era quello più aperto. Ma te guarda che cosa incredibile. Gli hippie fraternizzavano con gli afghani in una maniera proprio, sembrava l'atmosfera perfetta, eppure era il paese più tradizionalista. Solamente lì vedevi le donne con la grata, per dire, no? Eppure era il paese più aperto a questa ventata di novità che portavano questi viaggiatori assurdi, no? Perché erano viaggiatori che fraternizzavano con le popolazioni locali, che dormivano per terra, e dormivano, non erano turisti che volevano l'albergo, insomma. E quindi in Afghanistan trovavano questa dimensione, la gente era estremamente ospitale, estremamente aperta e curiosa di questi nuovi viaggiatori. È cambiato completamente e l'Afghanistan che accoglieva, musulmano ma apertissimo all'accoglienza, e l'Afghanistan era il sogno di ogni sessantottino, non si parlò mai di fondamentalismo, di pericolo, anzi.
era l'accoglienza, e soprattutto in quel mondo lì, che io ho visto in tante altre parti del mondo musulmano, se tu vivi come loro, accetti di dormire nei loro posti, mangi il loro cibo, sei accolto come un figlio, come un fratello. Tutto questo non c'è più, è un Afghanistan diviso, frazionato, impaurito, è un Afghanistan dove ritornano prepotenti le differenze tribali e religiose. Lo scontro più grosso che sta tornando in auge, nonostante il desiderio di creare una nazione unita, è quello tra Hazara, cioè l'elemento sciita che sta sostanzialmente a Herat e nelle zone occidentali del paese al confine con l'Iran, e anche a Kabul, ma sostanzialmente lì, e l'elemento Pashtun, che è il gruppo maggioritario e che alimenta i talebani. Io mi ricordo una Kabul devastata dalle bombe, una Kabul che ancora negli anni in cui Maurizio visitò e poco dopo era una città di 2 milioni di abitanti, era caduta a 500.000 persone, quindi era rimasto un quarto della popolazione che viveva in modo primitivo. Il grande incubo, la grande paura è di ritornare a quel periodo lì, e l'esempio che in questo momento viene fatto nell'Afghanistan impaurito, diviso di oggi, è quello che avvenne al momento della fine della cosiddetta Jihad, cioè nel 90-91, quando i sovietici, i russi lasciano e l'alleanza occidentale, gli americani prima di tutto, che aveva sostenuto le milizie Mujahideen, lasciano il paese e le milizie, al posto che unirsi, si dividono e comincia la grande guerra fratricida, la grande guerra tribale. Questo è l'incubo che domina l'Afghanistan di oggi. Un paese così bello, un paese così ricco, dovevano trovare un accordo. Uno delle clausole fondamentali degli accordi di Trump, perché è stato Trump che ha innestato il ritiro degli occidentali l'anno scorso, il 20 di febbraio del 2020, era che non si permettesse l'insediamento, appunto, specialmente di ISIS, delle nuove colonie di ISIS. La cosa è già avvenuta e questo scatenerà la reazione americana specialmente. Ci sarà una guerra per droni, una guerra da distanza, come già sta avvenendo nelle zone tribali pakistane. Ci saranno morti quelli che si chiamano le vittime collaterali, che se uno arriva con l'aereo, che non è la strada via terra che fece Maurizio, come invece io faccio continuamente, percorro continuamente, tu vedi, a un certo punto c'è la parte desertica e poi ci sono le montagne, la grande catena dell'Hindu Kush, che poi va verso la Cina, verso il Tagikistan e verso il Pakistan a est. E tu vedi una cosa che è rarissima nel mondo, ci sono delle vallate chiuse, spessissimo, delle vallate chiuse, cioè sono delle valli, i fiumi infatti poi escono sotterranei, perché la vallata è chiusa. In quel mondo così chiuso tutto può avvenire. Il grande amore per lo straniero, perché non ci sono grandi influenze straniere o comunque di gruppi esteri, ma anche una grande chiusura, ma anche un grande atteggiamento primitivo, atteggiamento molto, molto chiuso, appunto. E questo è il fascino, ma anche uno dei grandi problemi geografici, geopolitici, esatto, geostrategici di quel paese. Thank you.